Yeah. Giornate la squadra di Simone Lilli staziona al terzultimo posto della gradatoria, quota 7 punti. I giallorossi ricevono complimenti da tutti, per ultimo dal mezzolara. Ultima avversaria ad uscire a calbi con i tre punti, ma ora il diktat è quello di parlare poco e di rispondere con i fatti. Domenica la Marinanese Cattolica 1923 sarà ospite del Sasso Marconi, una gara difficile data la situazione attuale, ma occorre dire che col mezzolara oltre alle occasioni sprecate erano assenti diversi giocatori, tra i quali Mursa, Go e Manuzzi. Al debutto tra i pali c'è stato il classe 2001 Mariani, un portiere che spera di farsi strada e che ascolteremo nel corso di questa puntata. Intanto lo stadio Calvi si rifà il look in fatto di store con le tre divise ufficiali messe in vetrina in questa stagione e con la nuova coreografia che caratterizza le vetrate della postazione societaria. Il clima è tranquillo, So scherza dinanzi alle nostre telecamere, Ciuffoli giosta la sfera tra i piedi, pronto per mettere in riga i propri portieri e il DS Rino Danielli chiama rapporti i suoi. Mentre il nostro Roberto Gabellini è pronto a realizzare la prima intervista odierna riservata ovviamente al tecnico Simone Lilli ascoltiamo Simone Lilli sì. siamo a metà settimana aspe ci aspetta un incontro non facile a Sasso Marconi e lì bisogna far vedere che il cattolica marignanese è una realtà perché gioca bene, esprime calcio eccetera, però non è fortunato ma la fortuna bisogna conquistarsela giorno per giorno eh, ci siamo detti altre volte no? determinate cose, io alla fortuna e alla sfortuna ci credo, ci credo poco eh, credo in quello che stiamo facendo credo anche che non basta perché sennò altrimenti la classifica parlava in un'altra maniera e bisogna aumentare il lavoro, ma più che aumentarlo, andare eventualmente ancora più, a, più nei dettagli, ancora più a fondo e continuare così, perché se continuare così, nel senso a proporre. Però evidentemente se proponiamo per 50-60 minuti evidentemente non basta, dobbiamo proporre per 95 minuti e cercare di eliminare le disattenzioni o le situazioni semplici per gli altri nel, nel farci gol. Non credo la fortuna o la sfortuna perché i gol che abbiamo preso e i gol che, che abbiamo sbagliato, diciamo così, come quelli che abbiamo fatti, sono stati in merito ed è merito nostro, quindi eh, evidentemente dobbiamo fare ancora di più. Voglio farti una domanda provocatoria. E se tu cominci a insegnare ai giocatori a sbagliare, eh, sì. probabilmente sbagliando si eh. segna, perché abbiamo visto nelle partite precedenti eccetera, che sì, colpiscono di testa, però la prende sempre il portiere. Bisogna insegnargli a sbagliare. Ma guarda, eh, io preferisco, se vogliamo parlare di insegnamento, preferisco insegnare le, co le cose giuste da fare, però a parte questo che non è un insegnamento, io non sono un professore. E, mh, sono un allenatore consapevole di una squadra che è terzultima in classifica, che magari riceve anche dei complimenti dalla, dalle squadre avversarie, però... E alla fine c'ha sette punti, sono anche molto abbastanza obiettivo, tranquillo e realista nel, nell'affrontare le, le cose. Perché se non fossi così, eh, i problemi non li vedi e non, e non li risolvi. Se mi dovessi attaccare solo sicuramente agli arbitri, alla sfortuna, eccetera, eccetera. O agli episodi sfavorevoli e favorevoli. Però bisogna anche sdrammatizzare, perché altrimenti. Non si recupera l'autostima. Ma infatti, infatti sono arrivato martedì al campo, ieri al campo più carico di, eh, di quando ero domenica e eh, di quando ero nelle settimane pre precedenti, perché ho una consapevolezza. Cioè, tanto ormai quello che è successo ieri o ieri l'altro o dieci giorni fa eh, sono motivi di discussioni per migliorare, ma non ci ritorno indietro. Quindi dobbiamo essere molto concentrati all'allenamento di oggi, di domani e soprattutto alla partita di domenica, che è una partita non è determinante. Non è una finalissima, però è una partita molto importante perché giochi contro una tua diretta concorrente. Telefonerò a Guglielmo Marconi per vedere di. Farci prendere un po' di punti, basterebbero anche tre in quel di Sasso. <ride> Vabbè, oh, eh, telefona pure, eh, io telefono e, e parlo con i miei giocatori per cercare di, 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 di portare a casa un risultato positivo domenica. Abbiamo tutte le carte in regola, lo ripeto, l'ho sempre ripetuto dal 10 di agosto. E evidentemente dobbiamo, dobbiamo sistemarci, dobbiamo sistemare delle cose. Eh, perché se no altrimenti non eri in questa situazione qua. Eh, ma anche se non eri in questa situazione qua, devi sempre sistemare delle cose per fare sempre meglio. Comunque, tu stai attento perché c'è Allegri che è libero, quindi ah. le panchine scottano sempre. Però, sai, di fronte a Allegri no. dovrai fare un passo indietro. No. Ma... Io però, la stima che abbiamo noi tutti di te, del tuo lavoro, della tua simpatia e della tua correttezza e delle analisi che fai sempre comunque serene. Diciamo vai avanti perché tu il cattolica marignanese non solo la salverai ma ci toglieremo anche qualche soddisfazione. Io di questo ne sono convinto, poi dopo se si presenta Allegri 5 scudetti con due finali di Coppa dei Campioni che devo fare? Cioè, voglio dire no? No, <ride> io, no, vai a casa che resto io. Eh, certo, certo, adesso era una battuta la mia ne sono... Certo, mia. Siamo consapevoli della nostra, delle nostre possibilità e, e delle nostre risorse, si tratta solo di, di continuare così e farle emergere ancora di più. In bocca al lupo Crepi. e innesta le marce giuste. Eh, ci proviamo sempre. <ride> Ciao, Ciao, grazie, grazie, grazie. Si passa dall'atmosfera tecnica a quella dietro la scrivania, dove approfittando del prolungamento del mercato fino a fine febbraio, DS Rino D'nelli continua a sondare il terreno per cercare le pedine giuste per rafforzare il club in vista della mission Salvezza. Direttore D'Annelli. La situazione non è edificante. La società come sta intervenendo? Ma intanto premetto che eh, adesso io per, per, per come sono io, ovviamente eh, quando mi chiedono di fare un'intervista eh, io so che voi lavorate, quindi sostanzialmente io rispetto sempre chi lavora, però in questa fase io sono, come, come ho detto ai ragazzi, ad oggi bisogna, bisogna parlare poco e, e lavorare, e pedalare, come dico io. Quindi, eh, quindi rispetto appunto il vostro, vostro lavoro, sono qui, eh, però ad oggi secondo me bisogna parlare poco. L'impegno nei ragazzi non manca, però ho visto che sbagliano poco, a volte sbagliando si segna, invece tirando bene il portiere avversario para. Sì, noi dobbiamo migliorare ovviamente sotto porta, adesso abbiamo messo a posto un, pa un paio di cose perché a ripartenza non le prendiamo più rispetto all'inizio. La difesa mi sembra dai, abbastanza, abbastanza a posto, palle inattive non, non subiamo più tanto. Dobbiamo migliorare adesso, ovviamente, eh, in, fase, in fase offensiva, in fase realizzativa e, e ridurre al, al minimo gli errori, perché ne facciamo ancora. E soprattutto quello che diceva loro è che mi sono anche stufato che sentire tutte le domeniche la squadra avversaria, gli osservatori che vengono a vederci, i giornalisti, gli addetti ai lavori e chi peraltro dire siete una bella squadra, non meritate quei punti in classifica, come fate a stare lì in quelle posizioni di classifica, giocate bene, mi sono stufato, cioè, va bene, sono contento, però ad oggi bisogna fare punti e a partire già da domenica. Ho telefonato a Guglielmo Marconi, mi ha detto che potreste farcela. Ah, noi, noi siamo, io l'ho sempre detto, noi siamo una squadra che ha grande qualità, questo lo, lo, lo dicono tutti, come ho detto prima, e, e come ho detto nell'altra intervista, eh, sia un po' anche sparsa, un, sparsa la voce: che siamo una squadra che mh, devi impegnarti tanto per battere. Però, come noi possiamo battere tutti, abbiamo visto, possiamo anche perdere con tutti se non riusciamo a risolvere queste problematiche che ormai abbiamo evidenziato. Dobbiamo chiudere il cerchio e dobbiamo chiudere in fretta adesso perché il tempo passa e se non riusciamo a chiudere, come penso io, noi siamo una squadra che ho sempre detto ci divertiamo. Se non riusciamo a chiuderla diventa problematica e quindi dobbiamo lavorare tre volte tanto, tutti, tutti, da, dai dirigenti allo staff ai calciatori, per riuscire a ridurre questo gap perché la squadra è una squadra di qualità e questo l'ha dimostrato sempre. Io sono a volte sarcastico, però dico che bisogna vincere in casa, fuori casa e in trasferta e allora si hanno soddisfazioni. Sì, noi, noi possiamo veramente eh, vincere dovunque, l'abbiamo visto perché abbiamo giocato a Querceta, abbiamo, abbiamo praticamente dominato il 70% di possesso palla e poi, dopo, per un errore, abbiamo preso gol. Domenica, forse non abbiamo fatto una grandissima partita, però, nonostante tutto, il pareggio detto da tutti era un pareggio giusto. Quindi, alla fine, un punto qui, due punti là, tre punti lì, sono tutti punti che poi alla fine ti mancano. Noi dobbiamo invertire assolutamente la, la tendenza, perché, uno perché abbiamo le qualità per farlo e due perché adesso veramente il tempo stringe. Quindi io spero che già da domenica noi affrontiamo una squadra che certamente ci aspetterà per, per darci colpo di grazia, perché loro siamo ad oggi una loro concorrente, però noi non siamo inferiori a loro. Noi dobbiamo andare lì, testa alta, perché siamo il cattolica. Perché ripeto, abbiamo una squadra di qualità e perché lo dobbiamo a noi, ai calciatori, a tutti, ai tifosi, a tutti. Quindi dobbiamo andare lì per vincere. Vincere per Marignanese Cattolica vuol dire anche cambiare passo, perché questa è una squadra che può dare soddisfazione ai suoi tifosi e ai suoi sponsor. Sì, sì, adesso è ora di cambiare passo. Non c'è alternativa, ad oggi dobbiamo cambiare passo. In bocca al lupo. Crepi, anche a voi. Raccogliamo l'emozione dei butti, Serie D del portierino classe 2001 Mariani, sfortunato in un occasione del gol subito, ma autore di almeno tre parate e salva risultato che hanno tenuto in equilibrio il match fino alla fine. Mattia, intanto ti vogliamo fare i complimenti perché domenica, essendo all'esordio, hai fatto secondo me un partitone. Poi quel gol che hai preso ce lo spiegherai tu, però veramente... Un debutto così, hai fatto due o tre parate veramente superlative, poi ci sta anche a prendere un gol eh, perché capita. Ecco, Come hai visto quel pallone strano? Ah sì, innanzitutto grazie per i complimenti, ma eh, l'attaccante se l'è stoppata e il pallone gli è rimbalzato, gli stava rimbalzando davanti e ha tirato di controbalzo. Io non l'ho visto partire bene, ho visto il gesto dell'attaccante ma non, non riuscivo a vedere il pallone che è sbucato fuori alla fine, ha rimbalzato, ha preso velocità... Non ci sono arrivato per poco. Nessuno è andato a incontrarlo, non vogliamo fare critica ai tuoi compagni, eccetera, però se qualcuno fosse andato a pressarlo un attimo probabilmente non avrebbe tirato con quella freddezza. Ma sì, mh, dubbiamente l'attaccante va disturbato nel momento in cui tira, però come io confido che i miei compagni non lo facciano tirare, loro quando tira confidano in me che io la pari, quindi. Tutta la squadra prende gol, non solo una persona. C'era stato un tiro in precedenza simile che è andato fuori. Sì, esatto. E comunque tu l'avevi battezzato bene. Sì, sì, quello mi ero accorto che era fuori, in effetti è stata, era una situazione simile. Io ti dico una cosa, non mollare perché tu hai le qualità per emergere, perché hai prontezza di riflessi eccetera. Qualche gol si deve prendere, perché se tu non prendessi gol non giocheresti come primo portiere. Noi ti facciamo un in bocca al lupo ma soprattutto continua con l'impegno e non avere paura, perché comunque gli avversari vanno in bagno come ci vai tu. <ride> grazie, grazie mille. Mi raccomando, eh. Mattia, crediamo in te. <ride> grazie. Ciao. Infine l'esperienza nei piedi del centrale difensivo Alex Nodari, l'ex recanatese, è pronto a prendersi le proprie responsabilità, come del resto tutto il gruppo. Capitano, è vero che stai per diventare colonnello? <ride> no, 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 il capitano ce n'è solo uno in squadra e, e va bene quello che c'è. Io do, do il mio contributo dall'inizio perché è giusto che sia così, sono il più grande e cerco di portare la massima esperienza che ho a questi ragazzi, ecco, è per cercare di poi di portare gli obiettivi che, che vuole la società. In questo momento siamo, diciamo, non sono preoccupato perché le ho già riviste, riviste queste cose, e, però è anche vero che siamo un po' indietro nel discorso della mentalità che ci vuole in questo momento per salvarsi, perché noi il nostro obiettivo è salvarsi. Eh, dobbiamo forse essere un po' meno belli e un po' più concreti diciamo sul discorso della, prima, della seconda palla essere un pochino più cattivi perché abbiamo visto che le squadre che comunque eh, concorrenti alla salvezza non hanno vinto perché sono venuti qua o noi siamo andati là perché hanno giocato a pallone o perché sono stati un attimo più concreti anche un po' più fortunati perché il nostro periodo poi non ci aiuta neanche tanto perché per dire noi comunque tiriamo in porta parata a palo, noi ce la mettono nell'angolino, l'unico tiro che fanno. Dobbiamo sopportare, come dico sempre, eh, di solito si dice non può sempre piovere, però se piove sempre penso che bisogna imparare a ballare sul, sul bagnato. Quindi... No, io infatti ho detto al tuo mister. Eh... Dico, prova a insegnare ai tuoi giocatori a sbagliare, perché facendo le cose bene i portieri la parla sbagliando va dentro. Eh, probabile, perché se i calci, calci male, delle volte è più facile che vada dentro. Che... Però ripeto, dai, io dispiace perché comunque venire al campo dopo comunque le prestazioni, perché io quando vado a guardare la prestazione, che comunque sì, con qualche sbavatura, perché quelle ci stanno. Non ho mai visto le partite perfette. Però essere qua e parlare sempre di zero punti eh, dispiace, dispiace molto perché poi la mente, la mente soprattutto di ragazzi giovani, è eh, fatica a tenerla su. Eh, perché, comunque, eh, sai, se, se devi lavorare con una testa è un conto, quando devi lavorare con 25, eh, cambia tutto. Però, noi tutti i giorni siamo qua a allenarci, a confrontarci col mister, con la società. Abbiamo la fortuna di avere una società che ci sta dietro 24 ore al giorno, non ci fa mancare niente ed è un grosso punto di partenza per noi, perché ci lasciano tranquilli e noi dobbiamo incominciare a portare a casa quello che ci meritiamo. Tu non solo sei un capitano a disposizione, ma sei autorevole. Oggi abbiamo fatto, prima abbiamo fatto i complimenti a Mariani, il portiere, perché secondo noi ha fatto una partita impeccabile, poi ha preso quel gol, ma ci sta chi è che non prende gol, ma veramente abbiamo cercato di fargli comprendere che con l'impegno, con questa determinazione potrà far bene. Assolutamente, infatti anzi no, io parto dal punto di partenza di, di, di Mariani dove eh, non era facile, non era facile, sai entri, prima partita. In un momento dove purtroppo il nostro compagno Gio ci ha lasciato per delle sue motivazioni, e, e, giuste o sbagliate che siano, eh, purtroppo siamo rimasti con Mariani e Mariani si è fatto trovare pronto perché penso che non è il gol che fa la differenza di capire se un giocatore mi, mi ha fatto vedere che comunque ha fatto un intervento incredibile su, a tu per tu con una. Quindi la pezza ce l'ha saputa mettere. Poi eh, diciamo che domenica hanno fatto il tiro della domenica, tiro perfetto, rimbalzo giusto, è vero, ci si può sempre mettere un qualcosa in più, eh, però diciamo che in quel, in quel tiro gli è andato bene molto a loro perché era nell'angolino, eh, campo umido, bagnato, quindi eh, sono contento che si è fatto trovare pronto ma l'aveva fatto già vedere in settimana. Capitano, a Sasso Marconi potresti diventare colonnello? Eh, ci proviamo, assolutamente. La partita col Mezzolara ha scosso l'ambiente. Al Calbi rimane ancora i tabù: vittorie interne da sfatare. In esterna, l'Urrà invece è arrivato con la San Maurese, col Sasso Marconi. Un punto in più in classifica rispetto agli avversari sarà una vera battaglia. Nel dettaglio, vediamo le sfide del dodicesimo turno con la collaborazione di Romagna Sport. Correggese Corticella, Ghivizzano Alianese, Lentigione Forlì. Mezzolara, Bagnolese, Pro Livorno, Prato, Progresso, Fiorenzola, Real Forte, Querceta, Seravezza, Rimini, San Maurese e per l'appunto Sasso Marconi, Marignanese. Per questo speciale è tutto, a risentirsi fra sette giorni con un nuovo appuntamento.